Nonostante l'errore dal dischetto, da grande campione ti sei riscattato subito. Sì, per fortuna sì, ma non tanto per l'errore perché erano importanti 3 punti, quindi sono contento per quello. Anche se non avessi fatto con l'io, se facevo con qualcun altro, sarei stato meno arrabbiato per l'errore. Da tempo abbiamo deciso di andare un po' più alti, di pressarli un po' più alti e infatti abbiamo messo palla a terra e abbiamo cominciato a giocare. Abbiamo creato diverse azioni, il rigore, poi abbiamo fatto gol. Un primo tempo in cui avete rischiato tantissimo, poi nella ripresa un altro Grotta. Che cosa ha detto negli spogliatoi ai ragazzi? Ma di cambiare un po' marcia, di aumentare i ritmi di gara. Nel secondo tempo abbiamo giocato un po' più alti con la linea dei centrocampisti e dei difensori e quindi siamo riusciti ad essere un po' più presenti nell'area di rigore. Ma vanno fatti soprattutto anche i complimenti al Solofra, è una squadra organizzatissima da un punto di vista tattico, si vede il gran lavoro di Ciccio Messina. I ragazzi sono stati encomiabili, hanno disputato una partita veramente di cuore, di tatticismo, di tenacia, di tecnica. Veramente non ho nulla da rimproverare. Io penso che la squadra, è vero che il primo tempo ha stradominato perché abbiamo creato 3-4 palle gol senza che il Grotta ci impensierisse in nessuna circostanza. Il secondo tempo forse non abbiamo mantenuto lo stesso ritmo del primo, ma ricordiamoci che sempre il secondo tempo abbiamo avuto noi solo 2 palle gol. Io il Grotta non l'ho visto proprio, perché onestamente non ho perso una partita oggi senza aver ricevuto tiri in porta. Dispiace tanto perché ho avuto la palla gol, perché i miei amici hanno detto che forse è entrata, ma non lo so. Forse voglio rivedere le immagini, è stato un peccato. Un peccato anche l'ultima occasione di Arzeo, ovviamente questa sconfitta probabilmente chiude definitivamente tutte le speranze, almeno delle inseguitrici, di raggiungere i playoff. Eh sì, forse hai detto bene tu, però noi alla fine mancano altre partite, noi facciamo sacrifici, veniamo qua, ci dobbiamo allenare, dove andiamo, diamo sempre il massimo.